Comune di Secchiano, il nuovo Fiat torna a fare la voce grossa, lo fa scendendo in campo con la scritta rincuorare il compagno coinvolto la settimana prima in un incidente stradale, l'esterno Geno Sebastiani, Gigio. Per gli amici la vittoria è dedicata ovviamente a lui, la gara per il nuovo Fiat non è certamente facile, nonostante la posizione di classifica il savio avversario ostico e lo si vede già da calcio piazzato, battuto da Rocchi, Sempini costretto alla respinta a mani aperte. Savio protagonista in fase offensiva nuovamente con questo tiro di Filippi bloccato in due tempi da Sempini. Il nuovo Fiat si vede con l'asse Cupi Gori con tiro di quest'ultimo che termina al lato. L'occasionissima più limpida per il gialloblu quest'oggi in maglia bianca capita sul piede di Stefanelli che davanti a Sanzani calcia addosso a quest'ultimo. Savio che si rende nuovamente pericoloso a calcio piazzato, battuto da Rocchi, Sempini questa volta è costretto a tuffarsi alla propria destra onde evitare pericoli maggiori. Il nuovo Fiat poco dopo recrimina per un calcio di rigore che l'arbitro inizialmente concede per poi tornare sui propri passi. Il replay a cura di Lisa Drudi ci rende meglio l'idea che vede protagonista i volontari terzino Pagliarani. In chiusura di tempo brivido accorso per la porta di Sempini quando lo stesso estremo di casa nel tentativo di rinvio deposita la sfera sui piedi di Albisi e con il pallone torna in quadro lo specchio della porta. Nella ripresa il nuovo Fiat con Gori prova a sbloccare la situazione, Sanzani è super nel respingere la conclusione ravvicinata da parte del numero 3 di casa. Da punizione Rocchi pesca Albini che di testa favorisce l'inserimento di Mezzavillani che si ritrova il possibile pallone dell'1-0 spedendolo al lato. Azione nuova fitta dalla parte opposta con Gori che è caparbio nel recuperare la sfera, prova la conclusione, radice sulla traiettoria, la sporca in direzione Baldinini che mette di poco a là. Lo stesso Radici che oggi sostituiva lo squalificato Muratori alza la mira. Dall'angolo invece nuova fetta passa attraverso dal centro, uscita vuota di Sanzani con relativa battuta di testa d'opera di Baldinini che buca la rete dando ai suoi 3 punti che valgono la zona alta di classifica in attesa di recuperare il match con il Real San Clemente in programma il 13 marzo. La gioia meritata per Baldinini con relativa dedica anche per lui al compagno Sebastiani, pronto ad essere riabbracciato da tutto il gruppo. In nuova fetta troverebbe anche il raddoppio, punizione di Rinaldi, Sanzani devia dalla sfera sui piedi Radici che viola per la seconda volta la porta avversaria, ma l'arbitro fa segno che il numero 1 era in posizione di offside. Il replay a cura di Elisa Drudi chiarisce meglio la situazione. Il risultato non cambia con il Savio che tenta il tutto per tutto, prima Sempini ci mette i pugni in uscita poi blocca questo tentativo da parte del neoentrato Casetti. Termina qui la gara, il nuovo Fiat festeggia la vittoria salendo al 5° posto in classifica, -3 dalla vetta con una gara da recuperare.